Salve, come sappiamo tutti il mercato è finito e questa frase qui è praticamente diventata la nuova intro perché da quando è finito il mercato ho fatto solamente video che parlavano comunque di mercato, quindi vabbè. Paradossalmente molti juventini non sono contenti di questa sessione di mercato perché a detta di molti è un mercato da 6, è un mercato scadente, la Juve non si è rinforzata, le critiche vanno solamente verso ad una persona, ovvero Marotta. E ho trovato veramente tanti, tanti, ma tanti commenti contro Marotta e la cosa divertente è che praticamente dicevano tutti quanti la stessa cosa, un po' come questo commento qui. Mi dispiace, ma commettere due volte lo stesso errore è da dilettanti e la mancanza nel prendere un centrocampista di spessore rischia di rendere vano tutto il buono che si è fatto. Pogba è impossibile sostituirlo e lo sappiamo tutti, ma non sostituirlo proprio mi sembra esagerato. Se si fa male che dira, senza H, poi mi dite una cosa nell'orecchio. Voto al mercato della Juve 6. Perfetto, allora, innanzitutto Pogba è stato di fatto sostituito, perché come ho detto nello scorso video, il numero di centrocampisti è sempre 9, come l'anno scorso, e quindi di fatto, bene o male, un centrocampista che ha sostituito Pogba c'è. Nessuno mette in discussione che magari sia di livello inferiore questo centrocampista. Però non è neanche vero che non abbiamo preso nessun centrocampista buono, perché a mio modo di vedere Pjanic è forte un bel po' e l'ha dimostrato alla Roma, tanto che era considerato ai tempi uno dei migliori registi in circolazione, solo che adesso vabbè, capisco che è venuto la Juve, quindi fa cagare. E poi Mandragora, ragazzi, io non lo sottovaluterei perché non so se vi ricordate il Genoa-Juventus 1-0 quando ha praticamente annullato Pogba, e se andate a vedere il video di quella partita, il mio video è praticamente 4 minuti di bestemmie contro Mandragora. Se si fa male che dira, poi mi dite una cosa nell'orecchio, tipo un vaffanculo? No? Poi vabbè, commenti ancora sulla vicenda Hernanes come questo, grande Marotta, ora tienilo e con quello che l'hai pagato, ignorante. Ignorante nel senso che ignora. Allora lei è un imbecille nel senso che imbelle. E per finire ragazzi, il tipo di commento più trovato, so fare anch'io il mercato vendendo campioni e comprare i parametri zero, pagare le clausole rescissorie. Invece con le trattative un incapace, ma oggi ritorna. So fare il mercato vendendo campioni. Perfetto, però nel momento in cui tu vendi i campioni, vuol dire o che prima sei stato bravo a comprare campioni, o che sei stato bravo a scovare talenti per farli diventare campioni, per poi rivenderli a cifre mega galattiche come per esempio Pogba. O comprare i parametri zero. Perfetto, per l'amor di Dio, quella può essere una critica, devi saperli comprare i parametri zero, perché ci sono parametri zero, come Khedira, come Pirlo, come Pogba, come Dani Alves e poi ci sono altri parametri zero, come Honda, come quei giocatori che sì, magari buoni, ma che poi sulla carta combinano poco. Quindi anche lì è facile parlare, ah sì, parametro zero, lo prendi gratis, ok, però ci sono parametri zero e parametri zero, così come praticamente le clausole. Poi che colpa ne ha lui se ci sono dei giocatori forti come Pjanic, come Higuain, che hanno le clausole ed è facile pagare le clausole? È facile, però devi anche anticipare altri club, perché su Pjanic c'erano praticamente i top club europei, però Marotta li ha anticipati. E poi soprattutto con le trattative è un incapace, perché per carità Barzagli a 500.000 euro, Vidal a 13 milioni, poi Dybala anche lui 40 milioni battuta tutta la concorrenza, Mandzukic il suo l'ha fatto, Sturaro una decina di milioni, Lichtsteiner anche lui pochi milioni, Alessandro 23 milioni invidiato da tutta Europa, Piazza 23 milioni, uno dei migliori talenti in circolazione, però lui non è buono a fare le trattative, lui solo parametri zero e clausole rescissorie. Poi oh, che Marotta ogni tanto abbia fatto degli errori non lo mette in discussione nessuno, come per dire l'errore del centrocampista che avviene da 2-3 anni, come l'errore di Martinez, per carità, però comunque sbagliare è umano, eh. Sbaglia Marotta, sbaglia un postino, sbagliano tutti, ci sta a sbagliare, ecco. Detto ciò, fammi sapere qui sotto con un commento se anche tu hai trovato dei commenti del genere e soprattutto che cosa pensi di questi tifosi qui. E nulla, io ti mando un grosso abbraccio, ci vediamo a breve con un nuovo video, un abbraccio a tutti e forza Juve!